si restava per 4 giorni sul fronte e si tornava per 4 giorni nelle retrovie. Poi di nuovo si andava in prima linea per 4 giorni. E così di seguito sino alla fine, ammesso che una fine dovesse mai esserci alla triste avventura. Proprio un tal continuo andare e venire era la più grossa porcheria di quella guerra e la più demoralizzante. E non ci mancava che una sirena all'ingresso dei camminamenti. Una sirena e un orologio. Nonché un sistema di controllo punzonatura con relativo scontrino e un cancelletto di ferro a chiusura automatica. Per ricordare ai poveri diavoli lo sgobbo in fabbrica. Per non parlare dei feriti che se ne credevano ormai dispensati e che invece dovevano tornarci anche loro nella fabbrica della morte e ridarci da capo. Una volta, due volte, tre volte, 4 giorni in prima linea, 4 giorni negli accantonamenti delle retrovie. La dimensione industriale che si racchiude nel simbolo della fabbrica ha avuto come presupposto fondamentale una serie di ricerche storiche, quasi direi un'operazione storiografica, perché si è trattato di lavorare sugli archivi attraverso il reperimento, tra l'altro, di documenti originali che hanno fatto sì che si preparasse in qualche modo quella che è l'idea centrale a cui abbiamo poi dato veste in chiave artistica, e cioè la fabbrica come dimensione culturale anche, esistenziale anche, della Prima Guerra Mondiale. Il Ministero dell'Istruzione ha investito molto sulla memoria della Grande Guerra. Lo ha fatto, in particolare dalla Direzione Generale dello Studente, attraverso degli avvisi pubblici cui le scuole hanno risposto. Anche noi abbiamo risposto con questa iniziativa, un'iniziativa che è risultata veramente di grande qualità, a riprova del fatto che quando il Ministero investe su tematiche che sono considerate importanti dai ragazzi e dai professori, allora i risultati che si ottengono sono eccellenti. Il progetto di ricerca dell'Istituto Avogadro sulla dimensione industriale della Grande Guerra si è articolato in diverse attività e in particolare due momenti di formazione, uno rivolto agli studenti, l'altro rivolto agli insegnanti, e 4 laboratori. Uno di cinema, uno di teatro, uno di letteratura e uno di storia. La formazione degli studenti si è svolta attraverso una serie di lezioni che hanno riguardato le trasformazioni di Torino industriale durante la Grande Guerra, gli albori dell'industria aeronautica e infine la Grande Guerra come momento di passaggio, di conclusione di un mondo e di inizio di un'epoca nuova. Durante il laboratorio di storia sono state effettuate 2 visite all'archivio storico della città di Torino e al centro archivio storico Fiat. Durante queste visite sono stati raccolti materiali che poi sono stati inseriti nella mostra virtuale. Nell'archivio storico della Fiat abbiamo analizzato alcuni documenti dell'epoca, tra cui la rivista storica di Torino, in cui erano riportati i dati dell'occupazione all'interno delle fabbriche torinesi. Abbiamo analizzato dati che ci hanno fatto capire come è cambiato il personale all'interno delle fabbriche, passando da un personale maschile ad un personale femminile e anche di bambini durante il periodo della guerra. Il nostro gruppo nel laboratorio di storia ha analizzato la mobilitazione industriale a Torino, soprattutto nel caso della Fiat, analizzando lo sviluppo degli automezzi prima nella guerra di Libia e poi nella Prima Guerra Mondiale.
Del gruppo Ghezzini ci siamo occupati di quello che è stato il settore dell'aeronautica qua a Torino, specialmente del contributo che la Fiat ha dato durante la Prima Guerra Mondiale nel creare nuovi modelli bellici. È stato anche molto interessante vedere come l'industria aeronautica si è evoluta nel giro di 10 anni molto velocemente. In particolare ci ha affascinato molto il fatto che i diversi motori degli aeroplani sono passati da 50 cavalli a 320. Nel laboratorio di letteratura, un gruppo di insegnanti ha analizzato alcune opere importanti di scrittori italiani e stranieri dedicate alla Grande Guerra. La miglior caratteristica della mitragliatrice consiste nel suo essere una macchina, oltretutto di tipo molto evoluto, simile per certi aspetti a un tornio ad alta precisione e per altri a una pressa automatica. Al pari di un tornio, essa deve essere sistemata in modo da operare entro i limiti desiderati e prestabiliti. Quindi, al pari di una pressa automatica, la mitragliatrice, rispondendo alla semplice pressione di un grilletto, inizierà e continuerà a eseguire le proprie funzioni con un minimo di attenzione da parte dell'operatore, ricavando l'energia da se stessa, mediante il rinculo, ed esigendo solo un continuo rifornimento di materia prima e una ridotta manutenzione, per poter operare efficacemente durante un intero turno di lavoro. Il mitragliere, dunque, poteva essere concepito come una specie di addetto a una macchina. Il laboratorio di teatro ha portato alla realizzazione di uno spettacolo intitolato significativamente Vampe. Lo spettacolo Vampe si è sviluppato secondo due piani. Uno i militari al fronte e l'altro le donne a casa in fabbrica. Per fare questo abbiamo preso come punto di riferimento le lettere che i militari scrivevano dal fronte, mentre per il lavoro in fabbrica delle donne abbiamo utilizzato delle fotografie d'epoca. Volevamo che i ragazzi vivessero uno spaccato di storia, per cui abbiamo girato non soltanto con loro i momenti della recitazione, ma abbiamo fatto vivere anche a loro il momento della produzione. Io ho realizzato le musiche originali insieme caramelizzando anche musiche dell'epoca e poi c'era l'aspetto dei rumori che in questo caso erano abbastanza importanti in quanto c'era il rumore dei cannoni, i rumori mitragliatrici, i rumori della pioggia. Ci sono stati dei momenti importanti in questo spettacolo che abbiamo sottolineato proprio con dei movimenti particolari, con il gruppo che proprio si è unito per rendere ancora più drammatici certi passaggi. Il mio personaggio era un'operaia che si era trovata a dover prendere il posto del marito in fabbrica in quanto quest'ultimo era partito per la guerra. Ho imparato quanto fosse difficile una guerra al fronte, quanto fosse ingiusta e insensata. Lo so, sergente, lo so, ma lassù, tra quelle montagne, saremo al sicuro. Io ho avuto la fortuna di partecipare a due progetti, quello teatrale e quello cinematografico, con i quali ho avuto l'opportunità di vedere sotto due punti di vista e due linguaggi diversi le stesse realtà della Grande Guerra. Dal laboratorio di cinema è nato un film, un mediometraggio, intitolato La Grande Fabbrica della Guerra. A 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale, cosa si nasconde nei sotterranei di una scuola?
altri studenti lo scopriranno molto presto, riportando in vita giovani eroi e integerrimi generali. Siete pronti per un viaggio oltre il tempo? L'idea era quella di far lavorare gli studenti su un vero e proprio set cinematografico per realizzare un film che potesse raccontare la Prima Guerra Mondiale dal loro punto di vista. Da qui la scelta di scrivere un soggetto che potesse includere elementi di fantasia insieme agli aspetti naturalmente più drammatici. Nel film io sono l'inventore di una macchina del tempo. E proprio grazie a questa ho potuto portare dei soldati dal 1915 ai giorni nostri. Perché non te ne vai all'estero? Va di moda! Avrei potuto far progredire l'industria italiana con i miei studi. E invece sono un semplice soldato del Regio Esercito. Sciacquati la bocca quando parli dell'esercito della tua patria, soldato! Scusi, signor generale. Mi scusi un corno, ora datti da fare. E metti mano a quella dannata macchina e falla funzionare come si deve. Dobbiamo tornare al fronte. Per annientare quei luridi porci degli austriaci. E voi lasciatelo lavorare. Sì, signore. Molto interessante è il rapporto che ho avuto con i ragazzi dell'Avogadro. Alcuni avevano già esperienze teatrali, altri avevano già partecipato al cortometraggio Il libro e la fabbrica. Interessante perché alcuni di loro hanno dato una prova di professionalità, addirittura anche come bravura, e sono stato molto contento di aver partecipato con loro a questo cortometraggio. Io interpreto Alessandro, uno dei ragazzi dei giorni nostri, che ha per la testa altre cose rispetto a un ragazzo che ha vissuto la guerra. Abbiamo potuto scoprire come la nostra città non sia solo strettamente legata all'industria metalmeccanica, quindi più strettamente legata alla Fiat, che è la realtà più nota forse del territorio, ma abbia avuto anche un passato fiorente per l'industria cinematografica oppure per l'industria aeronautica. Ad esempio Torino era sede della prima scuola aeronautica italiana. E io modestamente me la passavo piuttosto bene. Poi con l'arrivo della guerra decisi di dare il mio contributo per la vittoria. Sono un volontario io. E fu proprio il film Macista Alpino a convincermi. Mentre giravo la manovella della cinepresa, sognavo di essere sul fronte, insieme a quegli eroi. Anche io e Luca abbiamo contribuito alla realizzazione di questo film, però noi ci siamo più concentrati sulla parte tecnica. In particolar modo ci siamo occupati del reparto audio del corto. Credo che questo film sia sicuramente un esempio di come il cinema possa essere un efficace strumento didattico, non solo vedendo un film sul grande schermo, ma soprattutto quando a realizzarlo sono gli studenti stessi. Nonostante sia stato un progetto realizzato a scuola, è stato curato nei minimi dettagli, le riprese sono state molto impegnative, hanno richiesto molto impegno, molta attenzione da parte di tutti quanti. È stato molto soddisfacente, credo, sia per me che per tutti quanti, vedere
il lavoro che abbiamo fatto dietro alla cinepresa e vederlo poi proiettato su un grande schermo.